Siamo qui per sportsmall.it al Festival del Cinema e dei Media Sportivi con i due vincitori dello scorso anno per quanto riguarda il Festival. L'anno scorso a Milano ha vinto un premio quale? Allora, l'anno scorso con un Lario da record abbiamo vinto il Regione Lombardia Award. Quest'anno partecipiamo con il corto Diversamente Invincibile, già vincitore al Festival Internazionale dello Sport di Buenos Aires della Mention d'Honneur. Vogliamo fare anche le presentazioni. Giustamente. Siamo l'associazione Media Creative, che è costituita da Donatella Cervi, che è la regista, Piacere, ciao. ed io sono Lorenzo Venturini, che sono il presidente dell'associazione. Ok, dicevamo quest'anno un altro corto in concorso. Quest'anno, esatto, un altro corto in concorso, il titolo è Diversamente Invincibile, è un film di 15 minuti che parla di Paolo Zaffaroni, che è un ragazzo con affetto da sindrome di Down, ma un campione a livello mondiale di nuoto, dove trova i suoi mentori, che sono Leo Leardo Callone, meglio conosciuto come il Caimano dell'Ario, che quest'anno ha raggiunto i 100.000 km a nuoto in 50 anni di attività. E l'altro mentore è Danilo Bernasconi, che era tra l'altro il protagonista del nostro film dell'anno scorso, Un Lario da Record, che è campione, ha il record di Permanenza, si immersione parla. prolungata fatto nel 2013 nelle acque dell'Ario, dove è stato immerso per 50 ore e 6 minuti. Regista, chiediamo praticamente quali sono state le difficoltà, se ci sono state per realizzare questo film e poi a questo film a chi si rivolge? Allora, in realtà le difficoltà sono state nella preparazione, nel senso che noi avevamo in mente un progetto che parlasse di disabilità e di sport e volevamo comunque un testimonial che fosse all'altezza. Quindi l'identificazione sul territorio, perché noi volevamo parlare anche di territorialità, quindi la zona da dove noi proveniamo è la zona di Como, è stato più che altro quella, la ricerca di questo personaggio. Poi è avvenuto abbastanza anche in maniera normale e fortuita, ecco, perché questo ragazzino per delle motivazioni era una persona, si allenava in una piscina dove noi andavamo abbastanza abitualmente e ne avevamo sentito parlare. Paolo Zaffaroni quindi è stato poi preso come testimonial, pluricampione di nuoto nella sua specialità che sono i 50 e 100 dorso, sta alzando l'asticella in quanto lui, detto anche da suo padre e da suo allenatore, cercherà comunque di fare un discorso di Gara. Okay. competere con normodotati. Diciamo a chi si rivolge il film? Il film si rivolge comunque a tutti gli sportivi, ma soprattutto co comunque a un pubblico anche di ragazzini, quindi suoi coetanei, proprio anche per spronarli di fronte a un discorso di disabilità, però a tutti quelli che hanno comunque una sensibilità innata in questo campo. Un saluto insieme a sportsmall.it. Ciao a tutti! Ciao a tutti e speriamo che sia un buon esito, come ce lo auguriamo, perché porta sicuramente degli alti valori all'interno comunque di un bel prodotto. Grazie. Grazie a Grazie a voi. voi.